No, lui che ha cominciato con le mani voi esponetela tranquillamente. Esponiamo, non hanno più mai la faccia in faccia alla testa. A 200 metri dal paese, dove ci sono le scuole, dove ci sono case di riposo, questi signori dall'Italiana Energetica hanno pensato bene di venirci di fare una domanda per venirci a mettere un inceneritore. Noi siamo disperati. Io non posso bloccare una cosa perché prima devo aspettare che mi facciano i tecnici la valutazione, se no commetto un reato, come lei sa bene, sindaco, no? Si chiama abuso d'ufficio. Conosco bene la situazione, conosco bene la vostra contrarietà, ne ho parlato con l'assessore Terzi che, come me, attende l'esito della valutazione prevista dalla legge, perché non si può fare altro. Vedremo quale sarà la valutazione di impatto ambientale, la via, la bassa, e poi valuteremo. Se non ci sarà il via libera, la questione è chiusa. Se ci sarà il via libera, valuteremo se sia opportuno, considerando il contesto, no, che è quello che conosciamo bene, lo so. Però ci sono delle regole, no? Non è che io posso, sono il sovrano, il re sole, che può dire questo sì, questo no, faccio o non faccio a mia discrezione. Al termine di questa procedura faremo le valutazioni, perché c'è un margine nostro di discrezionalità nel dire si può fare, ma non è opportuno farlo, non è giusto farlo, non conviene farlo, perché c'è una valutazione che deve essere fatta tenendo conto del territorio. Certo, io non lascio le decisioni ai tecnici. Purtroppo nel territorio ci viviamo noi, ci abitiamo noi, la gente viene da me. Allora, io conosco bene il territorio della mia regione, conosco bene i problemi, sono un ambientalista convinto, nel senso che voglio preservare la vocazione agricola della regione. Lo dico sempre, la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia. Spero che si ricordi di noi. Fidatevi di me, fidatevi del Presidente, io ascolto il territorio, ok? E quindi quando sarà finito il processo di valutazione che gli uffici fanno, se dicono no, fine delle trasmissioni, se dicono sì, prima di decidere io mi impegno a tornare qui a riparlarne con voi, a valutare eventualmente anche di fare un referendum, perché no? Bravo, bravo!